Benvenuti nella mia cucina. Oggi facciamo le baguette con il lievito madre. Allora, ci serviranno 150 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato. Mettete in una ciotola il lievito e aggiungete 350 ml di acqua tiepida. Fate sciogliere bene il vostro lievito. Come vedete, io uso la forchetta. Per questa ricetta non c'è bisogno di impastatrice, di niente. Sciogliete bene e aggiungete 600 g di farina 00. Mischiate bene con la forchetta. Ora potete aggiungere il sale, sono un cucchiaino e mezzo. Adesso possiamo impastare con le mani. Impastate in ciotola per alcuni minuti. Adesso spolverate di farina il vostro piano da lavoro e impastate un pochino a mano. Come vedete, l'impasto è comunque un impasto un pochino morbido, non troppo perché comunque deve essere lavorabile. Io ho usato una farina debole e quindi sono bastati 350 ml d'acqua. A voi, se usate una farina forte, ce ne vorranno anche 380. Regolatevi un pochino voi. Guardate il mio video e guardate bene come deve essere, vedete com'è morbido. Un'altra leggera impastata. Adesso ungete una ciotola con dell'olio. Mettete il vostro impasto dentro e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Questo dipende dalla forza del vostro lievito e da quando è calda la vostra cucina. A me sono bastate 3 ore. Adesso che l'impasto è raddoppiato, ecco qui, fatelo scivolare sul piano da lavoro, sempre un pochino infarinato. E dividetelo in 4 parti in modo da avere 4 baguette. Adesso possiamo dare la prima preforma alle baguette, perché adesso ci vogliono 2 fasi. Ecco, iniziate a schiacciare bene con i polpastrelli, sempre delicatamente, e diamogli la forma di un piccolo rettangolo. Ecco qui. Adesso prendete la parte inferiore e portatela al centro e schiacciate bene, mi raccomando, in modo da far rimanere tutte le bolle d'aria all'interno. Arrotolate e schiacciate bene. Ecco qui. Ecco qui. E quindi abbiamo dato la prima preforma. Adesso ve ne faccio vedere un'altra, più da vicino. Schiacciate bene. Ecco qui. E arrotolate.
sigillate bene. Ecco qui. Adesso copritele con un canovaccio umido o della pellicola e lasciatele riposare 40 minuti. Dopo 40 minuti dobbiamo dare la forma vera e propria. Schiacciate sempre con i polpastrelli in modo da allargare l'impasto. Ecco qui. Ecco qui, quindi il lembo inferiore lo portate al centro. E adesso dovete schiacciare con il palmo della mano. Schiacciate forte, vedete? Il movimento com'è? In modo da sigillare bene l'impasto. La stessa cosa con il lembo superiore, portatelo al centro. Così. E andate sempre di palmo. Schiacciate bene, con forza. Adesso il lembo inferiore su quello, no, il lembo superiore su quello inferiore, scusate, e schiacciate bene. Ecco qui, schiacciate bene. E adesso allungate un pochino le vostre baguette. Allungate un pochino. Ecco qui, e questa è la vera forma delle baguette. Adesso continuate anche con le altre. Qui ve la faccio vedere un pochino meglio. Ecco qui, lembo inferiore al centro. E andate di polso. Di polso, di palmo. Ecco qui, la stessa cosa per il lembo superiore. Schiacciate bene, lembo superiore su quello inferiore e schiacciate bene. E poi allungate un pochino le vostre baguette. Ecco qui. Eccola pronta. Adesso queste le dobbiamo mettere nella teglia con carta forno e dovranno lievitare fino al raddoppio. Qua dipende sempre dalla potenza del vostro lievito, da quando è calda la vostra cucina. Prepariamo il forno. Allora, forno statico, ecco qui vi faccio vedere statico com'è, 220 gradi, e mettete una teglia con dell'acqua calda sul fondo. Io uso già la leccarda del mio forno. Qui invece le nostre baguette sono belle che raddoppiate e facciamo i tagli. I tagli io uso la lametta, apposta. E fateli comunque profondi. Qui vi faccio vedere che sono pronte per essere infornate. Ecco qui, inforniamole. Ed eccole qui, cotte. In forno stanno all'incirca 40 minuti. Comunque dovete avere un bel colore dorato. Vedete le mie come sono? Qui vi volevo far sentire il rumore che scrocchiava, ma purtroppo non l'ho potuto farvelo sentire. Ed eccole qui pronte. Queste baguette sono croccanti fuori e morbide dentro, giusto come devono essere. Non vi dico il profumo che c'era e la croccantezza che avevano. Veramente meravigliose. Allora, se questa ricetta ti è piaciuta, lascia un like, iscriviti al canale e condividimi sui social. Alla prossima ricetta!